Pari punti in classifica, risultati speculari negli ultimi 5 turni. In pari terminò anche all'andata per 0-0. Queste le premesse per Airone Ardea e Latina Scalo Civil, due squadre che sembrano equivalersi, stavolta una di fronte all'altra per misurare le rispettive ambizioni. Il nodo in verità sembra sciogliersi subito. È il secondo minuto quando Valenza, da calcio piazzato, trova un rasoterra insidioso sul quale Tomei interviene ingannando il portiere. 1-0 immediato dell'Airone, con una deviazione astuta e decisiva. Ospiti totalmente in bambola, al 13° Persechino entra da dietro su Averaimo. Non c'è dubbio, è calcio di rigore. Dagli 11 metri parte Valenza con il destro e parata di perna, che poi si salva in due tempi. La squadra di casa però spreca ancora, da un'invenzione di volante palla di Francesco, ma l'attaccante cerca un improbabile pallonetto, nulla di fatto. E come spesso accade quando si sciupa troppo si viene puniti. Di Giorgio pesca bovolenta in aria, la punta si gira e poi rovina a terra. L'arbitro assegna calcio di rigore fra le accese proteste dei difensori ardiatini. Di Giorgio va dal dischetto e spiazza il portiere. Parità raggiunta per il Latina Scalo, ma l'episodio innesca il nervosismo, forse per qualche parola di troppo detta dall'attaccante al capitano dell'Airone Ardea Mancini. Sono momenti di tensione che proseguono poi all'esterno del campo, fra i sostenitori delle due opposte squadre. L'intervallo fortunatamente smorza i toni, ma nel secondo tempo anche la partita diventa piuttosto blanda. Si riaccende al 70°. Fiaschetti interviene in maniera scomposta su Di Francesco. Dai 30 metri ci prova Valenza. Il suo tiro è un bolide che gonfia la rete. Ritorna in vantaggio l'Airone con una prodezza di Valenza che si fa perdonare così per l'errore dal dischetto. Il Latina Scalo, incappato in una giornata storta, non riesce a reagire al colpo subito. La spunta quindi l'Airone, che molla così il braccetto dal Latina Scalo Civil, staccandolo di 3 punti e confermandosi terza forza del campionato. Partita dura, difficile, lo sapevamo, ci siamo preparati bene in settimana. Potevo fare il gol del 2-0, forse sarebbe stato meglio. Però poi merito tutta la squadra, ho trovato il gol, abbiamo preso 3 punti, importante. Non abbiamo giocato sicuramente come sappiamo, merito a loro che hanno meritato di vincere. Noi sicuramente non siamo una squadra da star lassù, ma proprio da queste lo vediamo da queste partite e da altre cose.